Io ho pensato cosa potesse essere possibile fare con un gruppo di violoncelli o di percussioni, se non l'idea che arriva subito, è andata subito a ricercare tra le antiche battaglie, quindi quella di Bieber sicuramente, in un riadattamento per strumenti, per consorti di violoncelli, con l'intervento delle percussioni, che è una cosa poi che non veniva neanche messa in dotazione all'epoca, ma si inserivano così. Ho anche pensato alla musica notturna di Madrid, alla famosa ritirata di Madrid di Boccherini, e quindi si alza il livello della tensione. Abbiamo pensato anche a un brano informale, ma eseguibile con qualsiasi tipo di strumento, e si riallaccia in fondo anche all'antichità, che è l'ormai storico manifesto del minimalismo, che sarebbe In Silly. In mezzo, poi, comunicando con Edoardo, abbiamo ognuno ha portato qualcosa del proprio repertorio da mettere, no, insieme, o anche da mettere in stridente contrasto. E quindi c'hanno un brano bellissimo di Henry Cowell, noi abbiamo un brano metafisico di Beethoven, liquido, anzi sospeso, è un Beethoven assolutamente antimaterico, e penso che in qualche modo stabilisce un filo rosso con Cowell, che è un titolo assolutamente sì, metafisico, surreale. E quindi in realtà epoche lontane, ma con un filo rosso. Credo il filo rosso sia rappresentato anche dalla differenza, da qualcosa che è diametralmente opposto. Intanto anche l'organico. Alcuni strumenti cantano, altri percuotono. Non so, dimmi tu. Sì, infatti secondo me è un po' una sfida riuscire a mettere insieme queste due. Sì, loro ci travolgono, noi li inondiamo, chissà che succede. Okay, adesso cominciamo a provare, ci sono anche altri due brani, c'è sì, Wild c'è Love di Frank Zappa. Forse giusto perché ci piace tantissimo Zappa. Sì. Secondo me questo è tanto. Tanto ho fatto due jam session con suo figlio, che è spesso in Sicilia, chitarrista fantastico. Che anzi, gli scriverò più tardi, gli correggerò. Sì, e poi cos'altro? Poi ho messo un pezzo lui tuo. Lui è un pazzo, ho messo un pezzo mio senza neanche dirmelo. Quindi adesso oggi troviamo il modo di fare questo arrangiamento estemporaneo. Perché è un pezzo scritto per percussioni. Sì, sì, Millennium Bug. Però ha deciso che forse ci stanno anche i violoncelli. Comunque io accetto le sfide, quindi è una sfida. Quindi vedremo. Vediamo, abbiamo già i primi segni che cominciano a farsi.